importante. Siamo da contorno alla regina di questa serata. È un po' difficile da manovrare, comunque ce la facciamo. In questo momento entra il mito degli anni 90. È una Ducati 900 SS Superbike. La ragazza seduta sopra è della scuola Nanni di Verona. La seconda moto che entra, ormai recentissima, è del 97, si può definire l'evoluzione. Non è facile muovere le moto in questa situazione. Date la mano a Riccardo. Adesso dobbiamo scoprire, appena partirà la musica adatta, piano piano a spogliare la regina, molto lentamente, fermino. Facciamo fare uno spogliarello fatto come Dio comanda. Attenzione perché poi parte l'arte e lì cominceremo. Piano piano, fermi lì. State fermi. Ecco signori, possiamo levare il pelo rosso ed ecco voi la Vertu 16 campione del mondo, il modello replica di quella di Stone. Possiamo accendere le luci e siamo stati fortunati ad avere questo modello. E signor Prando? Allora, prima dobbiamo leggere un minimo profilo anche della moto che viene al mento, signor Prando. Quest'ultima la linea più aggressiva e imponente. Le dimensioni e il peso tra queste due sono abbastanza simili, si differenzia. Richiede, sì, molta esperienza nella guida. La tenuta di strada è eccellente, in curve si pennellano alla perfezione e ad alte velocità non c'è nessun problema. La frenata, grazie ai viaggi, benché il serbatoio abbia una discreta autonomia. La velocità non la sappiamo come... Ecco, io lascerei la parola al signor Mengoli, dottor Mengoli, per... Quest'anno è stata una cosa eccezionale, una cosa che ci ha emozionato tutta l'azienda, perché dopo 34 anni... il titolo mondiale è tornato in Italia. È un premio che nel quindi noi ne abbiamo costa 60.000 euro, però il problema fosse il giornamento, perché qui era la scommessa, ma là era dover per forza affermare. Io devo ringraziare la Ducati, mi ha dato il giorno 7 gennaio, mi ha aperto il cuore, perché abbiamo ricevuto quello che ormai era andato via, il tempo era passato e speriamo che arrivi. La telefonata è stata per noi tutto quanto. Volevo consegnare questo diciamo libro, che è il libro 2007, e lì davanti c'è il nostro amico Stone. Grazie di nuovo. Siamo con l'ingegnere Gianluigi Mengoli, direttore tecnico motori di Ducati Moto Spa. Ecco, una moto italiana che vince il campionato MotoGP dopo più di 30 anni. Una grande soddisfazione per Ducati, per gli appassionati, ma per tutta l'Italia forse. Certo, diciamo che è una soddisfazione che vediamo, che ci viene manifestata da tutto il pubblico. Direi non solo italiano, ma anche europeo. Quindi è una soddisfazione che fa sì che speriamo che serva per aiutare l'azienda Italia nel mondo come industria, come turismo e tutto quanto, che ne abbiamo anche bisogno. Ecco, quali sono i segreti che fanno diventare un'azienda vincente come Ducati nei confronti, nei rapporti con aziende come Honda che sono dei colossi?
Dunque, la vittoria della Ducati non è per caso, è una storia che nasce da 60 anni a questa parte, è una storia che ha unito sempre persone con la passione e lo spirito dell'azienda. Quindi è una vittoria voluta da un gruppo come non mai. Vedremo magari una vittoria di una moto italiana con un pilota italiano prossimamente? Beh, noi intanto ci chiedono di Valentino così. La Ducati sì, è vero che nel 2004 credo, nel 2004 ha cercato di prendere Valentino, però Valentino non ha trovato i requisiti giusti. Oggi la Ducati ha vinto il mondiale con Stones, abbiamo anche un altro pilota italiano che è Melandri, però l'importante è che vinca la Ducati, che vinca un'azienda italiana. Quindi il pilota, se sarà italiano, ben venga anche lui, però l'importante è l'azienda, quindi la Ducati.